tutti stanno scoprendo, riscoprendo, rivalutando gli appuntamenti congressuali di settore, alcune delle fiere, non tutto si può ripetere come era in passato, ma nel settore cine-audiovisivo qui non si fa soltanto un appuntamento sociale o relazionale, qui si preparano accordi, si fanno business da una parte, incontri creativi dall'altra, esperienze sull'innovazione tecnologica e digitale che sta guidando tanta parte delle trasformazioni in corso, e quindi il MIA è diventato l'appuntamento imprescindibile, certo per gli operatori italiani, ma per i rappresentanti di decine di paesi. Quest'anno una sessantina di paesi portano qua loro operatori che vogliono fare accordi internazionali e con gli operatori italiani. È una crescita straordinariamente positiva, perché è un settore in cui la competizione internazionale è in espansione enorme, e per l'interesse italiano, se non ci fosse il MIA, davvero rimarremmo indietro. Invece per fortuna c'è e cresce. Già oggi l'uso dell'intelligenza artificiale, dei super effetti speciali è indispensabile per tutta una serie di produzioni. Ed è chiaro, si tratta di tutelare la capacità creativa, si tratta di evitare dei prodotti seriali e privi dell'impronta umana, che è quella assolutamente decisiva e che ha fatto peraltro e fa dell'Italia un paese che sa dare il salto di qualità trasformativo. Sì, all'utilizzo dei nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale dentro una linea che questo paese abbiamo saputo usare con intelligenza. Vede, va ricordato che in Francia più di 100 anni fa si utilizzavano, un grande gruppo che si chiama Pathé, addirittura dei sensori fisici con degli aghi collegati a un inizio, diciamo, di lettura tecnologica dei comportamenti umani per analizzare le emozioni mentre si guardava un film e modificare la sceneggiatura e la realizzazione di questo film. Ripeto, parliamo di più di 100 anni fa. La storia ci insegna che non dobbiamo avere paura della tecnologia, a patto che sappiamo fare gli italiani, ovvero sappiamo creare, innovare e, aggiungo, aggregare soggetti di altre parti del mondo. 10 anni di MIA, chi l'avrebbe detto che eravamo agli inizi preoccupati, incerti, e oggi invece siamo fiduciosi, ottimisti e imprescindibili anche a livello internazionale.